Buongiorno a tutti amici e bentornati. Bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica settimanale. È stato un weekend lungo e interessante, anzi, spero che come me lo allungherete ancora di più facendo il ponte domani, martedì, e dato che ci avviciniamo alla notte di Valpurga, a una delle festività chiave della ruota dell'anno, mi auguro anche che deciderete di onorarla e festeggiarla immergendovi nella natura, come probabilmente cercherò di fare io in un modo o nell'altro. Non sempre è facile, purtroppo, quando si lavora tra la carta, come me, a volte si sente il bisogno di ritornare alla sorgente della carta, giusto? All'origine di tutta questa carta che ci circonda. E l'origine sono gli alberi, naturalmente. L'origine è il bosco, la foresta. Per ritornare nella foresta, durante questa settimana, di semi-vacanza, diciamo, o di weekend allungato, ci rivolgiamo a Ossian D'Ambrosio, che, come sapete, è un'autorità del neodruidismo italiano, già autore della Via delle Querce, con Nemeton, Il Bosco Sacro, edito da Fanes Publishing, una guida druidica ai misteri degli alberi. Quindi, può sembrare paradossale, giusto, leggere i misteri degli alberi in un libro che è fatto di alberi. Però non abbiamo scelta, giusto? E non sempre possiamo essere dove vogliamo. Questa è una cosa che spesso mi ossessiona. Ma cerchiamo comunque di prendere la via del bosco, la via di Nemetona, la dea dei boschi sacri, e di conseguenza di rapportarci come una sorta di espiazione, anche se vogliamo, agli spiriti contenuti all'interno degli alberi. Non sempre, naturalmente, è possibile. Gli alberi comunicano a livello sotterraneo, e questo è ormai provato dalla scienza, dalla botanica, ma comunicano anche a livello aereo, attraverso il vento, sussurrano e noi possiamo comprendere i loro mormorii ed imparare da loro. Gli alberi possono essere i nostri grandi maestri. Proprio l'altro giorno consigliavo questo testo a un mio amico e cliente che lavora appunto con gli alberi, fa il giardiniere, ma giardiniere a livello, come dire, molto professionale. E convenivamo insieme che non esiste rigenerazione più pura di quella del contatto con l'albero, sia con la sua parte aerea, sia attraverso l'energia che sale verso di noi dalle sue radici. Però non sempre possiamo essere nel bosco, e io questo lo so molto bene, lavorando appunto in un locale chiuso in cui vendiamo prodotti che sono fatti di alberi. Quindi a volte dobbiamo creare un nostro tempio interiore, un nostro bosco interiore con le sue divinità, i suoi luoghi sacri, i suoi altari, gli alberi che preferiamo addirittura. Quindi sentiamo cosa ci dice Ossian a proposito di questo. Il tuo bosco interiore.
Molte tradizioni magiche usano il viaggio con diverse tecniche per stabilire anche lo spazio sacro interiore. Stabilire uno spazio sicuro sui piani interni è fondamentale per il lavoro a lungo termine con lo spirito vegetale e può metterti in un luogo di comfort fin dall'inizio. Il primo stadio del viaggio dello spirito vegetale dovrebbe consistere nello stabilire ed esplorare uno spazio che trovi o designi come il tuo boschetto interiore, la tua radura sacra. La tua radura sacra interiore è uno spazio che visualizzi e verso il quale viaggi, quello è il tuo punto di partenza. Per iniziare a stabilire una radura sacra, potresti pensare a un luogo all'aperto che ami davvero, o immaginare un luogo all'aperto in cui ti piacerebbe essere. Questo spazio dovrebbe essere completamente tranquillo e sicuro per te. Quali caratteristiche di questo spazio vuoi includere? Un cerchio di pietre, un anello di alberi al chiaro di luna, una spiaggia con le onde che lambiscono la riva? Una volta che hai deciso uno spazio adatto alle tue esigenze, inizia visualizzando queste caratteristiche nella tua visione interiore. Lavora per stabilire questa immagine il più saldamente possibile la prima volta che entri. Se fossi nuovo al lavoro del viaggio potrebbe volerci del tempo e va bene, non c'è fretta e queste pratiche richiedono il tempo necessario. E poi questo paragrafo procede spiegandoci anche com'è possibile creare una chiave segreta che solo noi conosciamo per entrare in questo specifico spazio astrale che abbiamo creato per la nostra rigenerazione, qualora non sia possibile immergerci realmente all'interno della natura e quindi comunicare con gli alberi in maniera diretta. Ok? Bene, io vi lascio, per oggi è tutto. Vi auguro uno splendido inizio di primavera e mi raccomando, sappiate che comunque esiste qualcosa che va oltre alle quotidiane meschinità a cui siamo costretti e questo qualcosa, anche se lo stiamo distruggendo, è pur sempre presente. E tutto sommato è piuttosto facile, come abbiamo visto, raggiungerlo. Nemeton, il bosco sacro, Ossian D'Ambrosio, Fanes Publishing, alla libreria Esoterica e Sigilla. A presto.